Ehi, ciao, come va? Ben ritrovati in questi video dedicati a Git. Nei video precedenti abbiamo parlato delle basi di Git, dei comandi per lavorare in modalità locale e dei comandi per interagire con il repository remoto. Lascio il link per andare a vederli. Oggi parliamo del comando Git reset, che merita un approfondimento a sé stante perché di solito crea un po' di confusione e non si capisce bene come funzioni o che cosa faccia di preciso. Per inquadrare bene il comportamento del comando git reset, dobbiamo avere ben chiare le tre zone su cui i comandi git lavorano. In particolare, git gestisce e manipola tre tree durante le sue operazioni. Head, che è il puntatore al branch attivo, che sarà il prossimo commit padre di quello che andremo a creare. Index, che è il puntatore, è un'area che contiene tutto ciò che comporrà il prossimo commit. E la working directory, che invece è la directory su cui stiamo lavorando in questo momento, quindi la nostra sandbox dove ci sono i lavori in corso. Il ciclo di vita delle operazioni su Git con riferimento a queste tre aree lo possiamo vedere in questo disegno. Quindi da head, quando noi facciamo checkout, spostiamo quindi i file dal commit a cui head punta, li spostiamo nella nostra working directory, quindi estraiamo i file dal repository della cartella .git e li portiamo nella nostra working directory. Quando noi invece facciamo git add, portiamo i file nella zona di staging, il cosiddetto index, e quindi facciamo lo stage dei file con il comando git add. Qui stiamo predisponendo e mettendo in fila i file che comporranno il prossimo commit, il contenuto del prossimo commit. Quando effettivamente lanciamo il comando commit, allora andiamo a mettere i file nel commit che si è appena creato e head punterà a questo commit. Per lavorare con degli esempi pratici su Git Reset, immaginiamo questa situazione iniziale. In questa situazione abbiamo head, che è un puntatore a un branch attivo, quindi head in questo momento punta a master. Master punta a questo commit. I numeri dei commit miei, nell'esempio che vedremo tra poco, saranno ovviamente diversi. In questo caso, master sta puntando a questo commit che contiene il file.txt alla sua terza versione. Questo commit ha un padre che il cui contenuto è un file.txt alla sua versione 2, che a sua volta punta al commit dove c'è file.txt alla sua versione 1. Il comando git reset esiste principalmente in tre varianti: il git reset soft, il git reset mixed, che è il comportamento di default, e il git reset hard. Vediamo passo passo queste tre versioni, perché sono una la versione incrementale dell'altra. Partiamo quindi da git reset soft, vediamo che cosa fa. Il primo step che svolge il comando git reset è quello di spostare head al commit che gli diciamo noi. Quindi in questo caso che vediamo qui, nell'esempio che vediamo qui proiettato in questo momento, stiamo chiedendo un git reset in versione soft a head tilde, che vuol dire il commit precedente a quello attivo. Quindi noi siamo partiti da questa situazione. Abbiamo che head viene spostato indietro al commit precedente. A questo punto, git reset si ferma qui. Quello che succede quindi è solo che head e il branch a cui punta vengono spostati al commit che gli diciamo noi. In questo caso, head tilde significa al padre di head. Andiamo a vedere con una demo. Ecco qui un esempio pratico di quello che abbiamo della situazione che abbiamo visto nelle slide poco fa. Abbiamo tre commit, 3, 2, 1, che contengono un solo file, file.txt. Attualmente il branch attivo è master, che sta puntando a questo commit. Andiamo a fare git reset --soft head tilde. Che cosa ci aspettiamo da quello che abbiamo detto poco fa? Che head e master vengano aggiornati e vadano a puntare al commit che ha commento 2, quindi al precedente. Perfetto. Quindi F5 qui. Andiamo a vedere che cosa è successo.
è successo quello che ci aspettavamo, cioè master ora sta puntando al commit con il messaggio 2. Non è successo nient'altro, Git non ha toccato nulla se non questo point. Infatti, se noi ritorniamo in questa diapositiva, vediamo che noi abbiamo spostato id, ma non abbiamo fatto nient'altro. Il contenuto di index è ancora file.txt alla sua versione 3. Il contenuto nel working directory è ancora file.txt alla versione 3, ma questa volta id punta a file.txt alla versione 2. In questo modo riusciamo a spiegarci bene che cosa ci dice git status. Git status ci sta dicendo che file.txt è modificato, è nell'index, è pronto per essere commettato. Index contiene il file.txt alla sua versione 3, perché abbiamo spostato indietro il puntatore. Quel commit sostanzialmente Git non lo vede più e quindi ci dice: ok, io sono pronto a fare il commit, dimmi tu quando scattare la prossima fotografia. Voglio rimettermi nella situazione di partenza prima del mio reset. Vado a prendermi con git reflog l'id del commit, questo da cui sono partito, git reset meno meno soft, e ci metto questo id clear. A questo punto k sono nella situazione di partenza, cioè ho master che punta al 3 2 1, eccetera. Il contenuto della mia working folder è invariato, ho il mio file.txt che dentro ha scritto 3. Andiamo a vedere la variante mixed. La variante mixed fa un'operazione in più, quindi step 1 è di portare i id al commit che gli stiamo dicendo noi, e per mantenere coerenza con l'esempio ci spostiamo sempre al commit precedente, quindi id tilde. Spostiamo qui indietro, step 1. Step 2 cosa facciamo? Andiamo a prendere il contenuto del commit puntato da id e lo portiamo nell'index. Quindi significa che andiamo a prendere file.txt alla sua versione 2 e lo andiamo a portare nell'index. Vediamo da riga di comando quello che succede. Git reset meno meno mixed id tilde. Ok, allora andiamo a verificare lo step 2, cioè che nell'index il file.txt sia effettivamente alla sua seconda versione. Come lo verifichiamo? Beh, lo verifichiamo da qui usando git k. Se noi vediamo, qui ci sta dicendo local uncommitted changes, ok, not checked into index. Significa che ci sono delle differenze tra la working folder e l'index, ok? E infatti lui ci dice che il file è cambiato, la riga 1, da contenere il carattere 2 a contenere il carattere 3. Ed ecco che abbiamo quindi verificato questo passaggio. L'ultima versione di git reset, cioè quella più cattiva, la versione hard, è quella che va ad influire anche sulla working directory. Quindi step 1 si viene sempre spostato id al commit che indichiamo noi, in questo caso il padre, quindi ci viene spostato da qui a qui. Fase 2, il file.txt viene portato nell'index e questo è git reset mixed o la configurazione di default. Fase 3, il file.txt alla sua versione 2 viene portato anche nella working directory andando a sovrascrivere la nostra versione. Andiamo a provarlo subito. Mi sono rimesso nella situazione di partenza e lo possiamo verificare da qui. File reload. Sono con master che punta al terzo commit e il contenuto del file.txt è 3. Andiamo ad applicare git reset meno meno hard id tilde. Andiamo a verificare passo passo il test step. Primo passo, viene aggiornato master, id e master vengono spostati indietro. Quindi id viene spostato, effettivamente punta al commit con commento 2. Andiamo a vedere cosa è successo nella zona di index con git status. Nothing to commit, working tree clean. Che significa che perché il contenuto dell'index e la working directory questa volta sono uguali, perché git reset hard ha anche influenzato la mia working folder. Infatti file.txt notepad 2 ci sta dicendo che è stato modificato da un programma, ve lo vogliamo ricaricare, diciamo di sì,
ed ecco che il file effettivamente contiene due. Ecco perché il git status ci sta dicendo che non ci sono differenze tra la zona di index e la working folder, non c'è niente di cui fare il commit. Ricapitoliamo quanto abbiamo appena preso del comando git reset nelle sue tre versioni. La prima cosa che viene sempre fatta è spostare id al commit da noi voluto, e questa, la versione soft, si ferma qui, non fa nient'altro. Passo 2, spostiamo il contenuto del commit in index, questa è la versione di default del comando, ovvero la mixed. 3, spostiamo il contenuto di index nella working directory, e questa è la versione hard del comando. Una cosa che ci tengo a dire è che una best practice di quando si lavora con Git è quello di non riscrivere mai la storia di branch condivisi. Quindi non riscrivete mai la storia di main, master, develop, insomma branch dove avviene il lavoro comune, perché si rischia di fare macelli. Invece riscrivere la storia può essere fatto nei branch effimeri di sviluppo personale dove si lavora solo noi stessi. Git reset è un comando che ci apre degli scenari di riscrittura della storia, magari in particolare quello dove vogliamo compattare dei commit uno dietro l'altro che abbiamo fatto e vogliamo ridurne la numerosità, anche perché magari hanno dei commenti di poco senso o ci siamo dimenticati dei file e così via. Quindi vediamo lo scenario. Nel mio repository, di esempio, dove ho tre commit, per esempio potrei dire voglio compattare quanto è accaduto nel commit 3 e nel commit 2. Allora, prendiamo per esempio la mia situazione dove abbiamo questi tre commit e voglio compattare quello che è successo nel commit 3 e nel commit 2, in modo da avere in totale un numero di due commit complessivi. Allora, quello che posso fare è spostare con un git reset e il mixed id 2. Mi sposto indietro id di due commit e aggiorno la zona di staging con il contenuto di quello che c'era nel commit, in due commit fa, cioè questo qui. Git status mi sta dicendo che è il file.txt è modificato. Andiamo ad aprire il file.txt. Il file.txt è 3, ha 3 dentro, ma quello che c'è nell'index è quello con dentro scritto 1, e lo possiamo vedere andando a esaminare le differenze qui. Infatti dentro c'è 1, ok? Local and committee change da 1 ci sto mettendo dentro 3. A questo punto rifaccio il commit git add.gitcommit meno m e lo chiamo fusione, ok? Quello che succede è che io ho riscritto la storia, perché andando a riaggiornare, a rivedere la visualizzazione con git k, ora io avrò il commit con commento 1 seguito dal commit con commento fusione, che ha portato direttamente il contenuto del file txt da 1 a 3. Git reset è un comando molto potente che permette di interagire con il contenuto di ciò a cui git punta, l'index e la working folder a seconda dello switch con cui lo utilizziamo. Permette anche di riscrivere la storia come abbiamo appena visto e di rivedere la catena dei commit, magari per renderla più pulita. Se questo video su Git ti è piaciuto o ti ha insegnato qualcosa di nuovo, metti un mi piace e iscriviti al canale per avere ancora più informazioni su Git nelle prossime settimane. Ciao, grazie!